andiamo ad attraversare la Slovenia, ci ritroviamo qui in questo nostro cammino umanitario, ma che è anche spirituale. Oggi, infatti, la liturgia di oggi ci ricorda la prima lettura che la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola. Da quando si è diffusa la fede nella risurrezione del crocifisso, allora non conta più tanto l'etnia di appartenenza. La nostra fede cristiana ci pone su un piano superiore, per cui si condivide a partire dal bisogno, dalla necessità, e occorre rinascere dall'alto. Per questo questo viaggio è una condivisione, ma nello stesso tempo è anche... C'è una galleria, scusate. Ma nello stesso tempo è anche un pellegrinaggio spirituale di condivisione, perché ciò che conta è che gli altri percepiscono e sentono la verità del nostro cuore, che non è solo un donare per mettere a posto la coscienza, ma un donare per star vicini. E più che un donare, perché per quanto abbiamo potuto riempire il pullman, per quanto abbiamo potuto pagare questo pullman, piano piano non riusciremo a pagare, ma è un dire: io non posso vivere la mia vita in Italia sapendo che tu stai così. E lo diciamo agli ucraini, ma perché gli ucraini è più vicino, è possibile andare con loro col pullman. In Siria è un po' più complicato, in Africa più complesso, nella penisola arabica è praticamente quasi impossibile andarci col pullman. Ognuno deve fare quello che può, vicino a sé, attorno a sé e lontano da sé. Ognuno faccia quel che può, ed è un gesto materiale che però dentro di sé una benedizione. Un po' come quando a volte posso andare nelle case delle persone e benedire, così noi andiamo nella casa degli ucraini e a portare la benedizione del Signore, del crocifisso che è risorto, perché loro sono crocifissi, e noi annunciamo e li evangelizziamo. Potranno risorgere se avranno la forza di vivere con amore la sofferenza, e questo è il segreto della nostra vita. Per questo siamo pellegrini di pace, pellegrini della risurrezione, pellegrini del crocifisso che è risorto. E questo è vero per gli ucraini, ma risveglia anche noi per il senso della nostra vita e per il senso dell'affrontare le fatiche della vita, grandi o piccole, ognuno ha le sue. Ciò che conta è essere un cuor solo e un'anima sola, almeno desiderarlo, anche quando non sempre ci riusciamo immediatamente. E ciò che conta è aver voglia di rinascere costantemente. L'uomo rinasce perché? Perché il crocifisso è risorto. Buon 26 aprile a tutti quanti, qui alla Slovenia, andiamo all'Ungheria per passare poi in Ucraina.